Dello Stefano Tramonti, di nuovo negli studi di Tempo Radio. Appunto, bentornato, Sindaco. Grazie, buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Gli ascoltatori sono sempre invitati a partecipare alla trasmissione. Ricordo che il numero per mandare sms e messaggi WhatsApp è il 348-3188-339. Chi ci volesse chiamare lo può fare facendolo 0376-631709. Siamo in diretta streaming su Facebook. La pagina è quella di Il Gazzettino Nuovo Tempo Radio su YouTube. Qua bisogna digitare invece Tempo Radio Live. Allora, dunque, cominciamo subito col parlare della nuova biblioteca. Ci eravamo salutati appunto parlando, ci aveva anticipato qualcosa, insomma, a che punto siamo? Quando ci siamo incontrati la volta precedente eravamo proprio alle prime battute. Oggi devo dire il percorso è onestamente ancora molto molto lungo, ma devo dire, nella mia esperienza, la cosa più complessa è sempre cominciarlo, perché una volta cominciato il percorso, poi se si ha costanza si arriva alla fine. Ci siamo lasciati l'altra volta con la mia anticipazione rispetto al fatto che ci sarebbero state, no, se non ricordo male, delle novità, dissi questo. Oggi possiamo raccontare di un duplice passaggio in commissione lavori pubblici ed urbanistica, nella quale si è appunto analizzato una proposta di progetto che l'ente ha ricevuto ai sensi del codice degli appalti. C'è proprio una parte del codice che disciplina tutta una procedura secondo la quale un soggetto privato possa fare quella che viene definita dallo stesso codice una proposta spontanea relativa ad un'attività. In questo caso l'oggetto della proposta è proprio lo sviluppo e la realizzazione di una nuova biblioteca, di un nuovo parco studi al posto dell'ex asilo di via Fratelli Cervi, progettualità che è stata ovviamente recepita positivamente dall'amministrazione e quindi trasferita come primo organo che la dovesse valutare alla commissione. La commissione si è insediata, ha lavorato in due sedute, dal quale lavoro ne sono emerse tutta una serie di considerazioni positive, devo dire assolutamente trasversali da un punto di vista politico, e poi ovviamente ogni parte politica ha messo sul tavolo delle idee di miglioramento piuttosto che di modifica. È proprio previsto dal codice dei contratti che la seconda fase di questo iter complesso, quando si tratta di una proposta spontanea di questa natura, sia quella di appunto formalizzare al proponente una richiesta eventuale di modifiche ed integrazioni. Siamo a questo punto, quindi noi stiamo oggi raccogliendo e scrivendo nero su bianco quelli che sono stati i diversi spunti che sono emersi dalla commissione di carattere diciamo tecnico di servizio, ecco, che mirano ovviamente a migliorare ulteriormente la progettualità proposta. Nel contempo noi abbiamo avviato una procedura di incarico per iniziare a collaborare con un consulente che ci desse e ci sta dando un supporto importante rispetto all'impostazione finanziaria di questo progetto, e questo è l'ambito su cui sto lavorando io, e stiamo appunto proprio in queste ore mettendo nero su bianco quella che è la richiesta sia delle migliorie da un punto di vista tecnico sia di chiarimenti, ecco, piuttosto che una disquisizione dal punto di vista finanziario. Vedremo poi quella che sarà la risposta del soggetto privato, quindi se accoglierà le nostre richieste piuttosto che si attiverà un eventuale contraddittorio, che auspicabilmente dovrà poi culminare in un atto, previsto anche questo è descritto dal codice dei contratti, dovrà culminare in un atto del Consiglio Comunale nel quale auspicabilmente, io spero presto, si possa dichiarare il cosiddetto pubblico interesse della proposta. Successivamente alla dichiarazione di pubblico interesse deve essere istruita la procedura di gara, terminata la quale poi ovviamente si inizia nei lavori. Capite? Io questo tengo a descriverlo nella sua complessità, perché
quando si parla poi di biblioteca, quando io discuto della biblioteca e dico che l'iter è avviato, voglio rassicurare le persone sul fatto che si sta lavorando, e voglio rassicurarle in modo particolare in questi momenti nei quali il lavoro che si sta facendo è un lavoro che non si vede. Ecco, però voglio anche dire in tutta franchezza che quando io ne parlo oggi non significa che la biblioteca arriva domani. Esatto. C'è un iter da seguire, ma ripeto, un iter complesso. Per noi, per il comune, questo iter rappresenta sicuramente un'opportunità importante, anche semplicemente per il fatto che in questi casi la progettazione, che ovviamente deve venire prima della realizzazione, ma spesso la progettazione viene in un momento nel quale non si ha poi la certezza, certo, di realizzare, quindi certo, il rischio dei comuni, degli enti nella fase di progettazione è quello anche di investire risorse che poi non, da cui poi non nascerà l'opera, perché ci sono mille esempi di progettazioni a cui poi l'opera non è seguita. Ecco, anche solo per questo ci tengo a sottolineare che la progettazione rappresenta il rischio che si assume il privato in questo caso, perché è il privato che fa una progettazione e la propone. Questo significa che il comune non ha investito un euro ancora in una progettazione e potrà arbitrariamente scegliere se va bene o se non va bene, senza avere nel contempo l'onere di aver speso delle risorse che poi non diano i suoi frutti. Allora, beh, ricordate una cosa, anche se sono soldi pubblici, quindi è anche giusto che ci sia un po' di controllo. Quando si parla comunque dell'aspetto burocratico, guidare il comune, mi corregga se sbaglio, non è come dire in casa manca il pane, vabbè, esco e vado a comprarlo. Non è proprio così immediato. Per due ragioni, secondo me, importanti, che poi è giusto, colgo molto positivamente il suo spunto, è giusto che le persone, i cittadini comprendano. Le ragioni sono due. Uno, non sono soldi nostri, non sono soldi della società di cui io sono amministratore, ma io ho la responsabilità di gestire soldi non miei. È chiaro che quindi va adottato un ulteriore scrupolo, ecco, ed un livello di attenzione ancora più elevato. Dall'altra parte c'è la struttura burocratica, quindi la necessità di pensare avanti nel tempo per poter essere nelle condizioni di rispondere sì al bisogno quando quel bisogno arriverà. Ecco, l'amministratore deve abituarsi a fare questo. Oggi noi abbiamo predisposto tutta la struttura burocratica in modo tale da poter dire sì a questa progettualità. È chiaro che prima di dire sì, anche perché una volta che si battezza poi non si può, certo, ovviamente disconoscerla, prima di dire sì è giusto che ci si prenda del tempo per essere certi sia dell'opera che si va a realizzare sia dell'impegno finanziario che si va ad assumere. Certamente. Allora, altra cosa che le voglio chiedere, per quanto riguarda l'asilo nido, anche ci sono... Sì, l'asilo nido, lei fa riferimento di certo ad un passaggio, ad una delibera del Consiglio Comunale che aveva l'asilo nido e ha l'asilo nido come oggetto. Riferiamo ad una delibera di approvazione dello schema di concessione. In sostanza noi siamo al termine della procedura della gestione in vigore, quindi siamo verso la scadenza di questa gestione e quindi dobbiamo impostare tutti gli atti per fare una nuova procedura di gara che identifichi un nuovo gestore, che potrà essere quello attuale oppure uno nuovo. Devo dire le pietre miliari, ecco, i capisaldi di questo servizio sono stati mantenuti medesimi, anche perché dove c'è soddisfazione non è giusto cambiare. Il servizio gira bene, quindi noi lo abbiamo sostanzialmente consolidato anche negli atti che caratterizzeranno la prossima procedura. Abbiamo messo qualche risorsa in più per garantire un più respiro, ecco, negli anni prossimi alla gestione, almeno a base d'asta. Ecco, io ci tengo questo sempre a sottolinearlo, in quanto parliamo di un tipo di procedura ed un tipo di servizio che va sostanzialmente equiparato ad un servizio di natura privata. Se vogliamo, l'unica distinzione sta nel fatto che la proprietà dell'edificio è pubblica e quindi poi il pubblico ha
la possibilità di stabilire dei criteri di preferenza, per esempio, e di priorità per i cittadini residenti, per gli utenti residenti, cosa che abbiamo ovviamente ribadito anche noi. Però ci tengo a sottolineare, perché spesso poi si confonde chi fa le tariffe piuttosto che sia il gestore privato o il gestore pubblico, proprio per la natura di questi servizi, di queste procedure, è il gestore che decide, per stare nel mercato e per avere un suo equilibrio, quali tariffe può applicare. E quindi di queste parleremo quando la procedura di gara, che è ormai alle porte, sarà conclusa. Non posso discuterne oggi perché parleremo di valori a base d'asta che non sono e non saranno i valori del servizio. Certamente. Fermiamoci un attimino con Stefano Tramonti, primo cittadino del Carpenedro. Ci troviamo tra un paio di minuti nella seconda parte e daremo anche voce agli ascoltatori adesso. Devi tagliare arbusti molto resistenti? Allora, abbiamo parlato dell'asilo nido, volevo chiedere anche se c'è una nuova gestione per gli impianti sportivi, per il calcio, per il campo. Sì, non c'è ancora una nuova gestione, ma abbiamo proprio recentemente, la settimana scorsa, approvato in consiglio, anche in questo caso, lo stesso tipo di atto che ha riguardato l'asilo nido poco prima. Qui devo dire, credo tutti i territori vengono da storie simili, nel senso che in passato, quando questo tipo di servizi non era chiaramente normato e lasciava spazio alla possibilità di definire degli accordi equilibrati con realtà del territorio che gestissero questi impianti, e quindi poi questo servizio, perché va da intendere, almeno io l'ho sempre inteso come un servizio non solo sportivo ma anche sociale, quello di rivolgere la appunto proposta, l'offerta di attività sportiva ai ragazzi, mi riferisco ovviamente alle attività giovanili e dei più piccoli. Dicevo, fino a qualche tempo fa c'era l'arbitrio di poter definire delle intese con associazioni del territorio e quindi fare delle convenzioni in modo, diciamo, diretto, senza fare particolari procedure. Devo dire che oggi la norma si è andata man mano delineandosi e chiarendo agli amministratori che bisogna andare nella stessa direzione che descrivevo prima per servizi come quelli dell'asilo nido, anche per questo tipo di contratti e questo tipo di servizi. Quindi abbiamo sostanzialmente preso quella che è la convenzione che è in uso oggi, l'abbiamo strutturata, l'abbiamo, riteniamo, migliorata, garantendo un servizio, ponendo le basi, ecco, per una procedura che poi termini con offerte che portino sul nostro territorio o garantiscano sul nostro territorio un servizio adeguato per un tempo adeguato, con una serie di obblighi soprattutto legati alla manutenzione degli impianti, in quanto comunque devo dire, poi mettendoci la testa e valutando questo tipo di attività che vengono sì concepite sul territorio come attività volontarie, e lo sono, ecco, sotto una certa chiave di lettura, ma dall'altro hanno comunque dei numeri, hanno un bilancio, hanno dei costi e hanno delle entrate, quindi vanno gestite anche come delle attività economiche. Nel contempo, quindi, creando un'opportunità, tra virgolette, economica al soggetto che ovviamente avrà firmerà la concessione, dall'altro questo soggetto deve avere degli oneri, e noi abbiamo posto una serie di obblighi manutentivi ordinari e straordinari che noi riteniamo essere equilibrati rispetto a ciò che chiediamo e rispetto a ciò che diamo a chi verrà a gestire gli impianti, perché come oggi anche domani impostiamo un contributo comunale che mira sostanzialmente a contenere quelle che sono le tariffe che poi ovviamente anche il gestore nell'ambito dell'attività calcistica andrà ad esporre ai cittadini. Crediamo, ecco, di aver costruito una convenzione nella quale non abbiamo messo dentro
di tutto, ma abbiamo messo dentro come obblighi ciò che sia, ciò che abbiamo ritenuto fosse coerente con le possibilità di entrata e le possibilità di contributo. Allora, Sindaco, le leggo un po' di messaggi per chiedere una cosa, così vabbè, insomma, anche noi un po' in maniera tangente ne parliamo. Uno dice: Sindaco, ha fatto bene ad aprire le palestre per i bambini, un messaggio, e l'altro invece dice: chiudere la biblioteca è una fesseria perché non c'è affollamento, è assurdo, dice Elena. Quindi sicuramente se si riferisce al famoso coronavirus, la cui sigla adesso non mi ricordo. Allora, Covid-19. Allora, c'è un'inesattezza rispetto alla parte di messaggio che si complimenta con me, devo dire, nel senso che le palestre sono chiuse e quindi non sono aperte, e quindi non posso attribuirmi la soddisfazione dell'utente. Devo dire, al contempo non posso sottoscrivere la posizione critica dell'altro cittadino rispetto alla biblioteca. Allora, io non voglio entrare nel merito delle misure che sono state adottate, perché poi è chiaro che se ne parliamo dovremmo parlare delle misure di ogni ambito, dovremmo andare nel dettaglio, e come è chiaro che sia in ogni caso complesso come questo possiamo trovare alcuni aspetti delle scelte che sono state assunte più sposabili e alcune invece meno chiare. Ecco, io penso però che nel ruolo che ricopro, nel ruolo che in generale ricopriamo tutti noi che facciamo istituzione in questi momenti, dobbiamo chiedere alle persone non tanto di io non mi aspetto e non mi posso aspettare che le persone comprendano, sostengano, condividano pienamente tutte le misure assunte, perché poi ognuno si fa la sua idea, no? Ecco, però dobbiamo anche avere coscienza del fatto che ognuno ha il suo ruolo e dobbiamo in questo momento mettere in campo un sentimento prima di tutti gli altri, penso, che è il sentimento di fiducia verso l'istituzione. Cioè, quello che è stato assunto dal governo dobbiamo credere che è stato assunto nel nostro interesse. Ecco. Sì. E dobbiamo credere che chi sta assumendo questi provvedimenti, che i sindaci poi hanno la responsabilità di diffondere, non di disporre, quanto le disposizioni sono in questo caso della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Regione Lombardia, compresa per esempio quella della biblioteca, dobbiamo però essere convinti che chi assume questi provvedimenti, dietro a questi atti ci sia un'analisi complessa, un'analisi dettagliata, un'analisi con al tavolo fior fior di professionisti che io immagino su alcuni punti siano stati loro stessi in dubbio, ma nel dubbio abbiano scelto comprensibilmente, in un ruolo di responsabilità, di tenere la linea più restrittiva. Se ci diciamo questo, si passa questo tempo. Se vogliamo invece concentrarci sulle posizioni critiche, secondo me questo tempo lo perdiamo. Certo. Un altro professionista disse che il popolo italiano culturalmente è convinto che quando lo Stato prende un provvedimento lo prende sempre per fregarlo. Purtroppo questo è un male proprio. Un messaggio dice: infatti scherzavo, avete chiuso tutte le scuole e le palestre, cosa facciamo fare ai nostri figli? Punto di domanda. Capisco la difficoltà logistica, ecco, diciamo così. Però dobbiamo immaginare uno scenario diverso, dobbiamo immaginare uno scenario nel quale le palestre si fossero mantenute aperte, dobbiamo immaginare uno scenario nel quale le scuole si fossero mantenute aperte e oggi magari noi avremmo quel bambino a casa con l'influenza. Certo. Ecco, sì. E questo credo sarebbe uno scenario più critico. Ecco. E io non voglio drammatizzare perché non credo sia giusto in questo caso, in questo momento, drammatizzare. Però dobbiamo gestirla e analizzare le criticità che stiamo gestendo. Del tipo: abbiamo i bambini a casa, non sappiamo cosa fargli fare, con il giusto peso. Sì. Ecco, non banalizziamo le criticità di chi le ha davvero e parliamo delle persone che in questo caso sono ricoverate, sono affette da malattia, perché un po' offendiamo, ecco, queste persone e la criticità, esatto, del loro momento.
Esatto. Citando un altro professionista, psicologo infantile, che rivaluta anche la noia nei bambini, ha un valore anche quello ogni tanto, cioè non dobbiamo riempirgli la giornata. Allora, sta lasciando il paese allo sbando, non ha fatto nessuna comunicazione, il sindaco deve tranquillizzare la popolazione, dice Viviana. Tranquillizza la popolazione. Ma io non adesso colgo questa stessa occasione per tranquillizzare e allo stesso tempo chiedere alle persone responsabilità e disponibilità e pazienza. Mi permetto, adesso poi faccio sempre fatica a difendere me stesso, però lo faccio anche con serenità quando ho poi degli elementi oggettivi da portare a mio supporto. Questo comune, non il sottoscritto, questa amministrazione ha voluto emettere tempestivamente, in ogni momento, quando sono stati emanati i provvedimenti superiori, ha voluto emettere, mandare, notificare pubblicamente ad ogni soggetto interessato una circolare che esplicitasse ciò che fosse contenuto nel decreto ministeriale, che ovviamente tratta tutti gli ambiti. Ha voluto estrarre in ogni circolare dedicata ad ogni settore il contenuto e la lettura ritenuta più adeguata della parte di decreto che fosse di suo interesse. Aggiungo, attraverso un sistema che noi abbiamo in dotazione già da anni e che io a suo tempo ho voluto inserire in questo comune, di telefonata massiva nelle case ai cellulari di tutti i miei cittadini, sto mandando dei bollettini, chiamiamoli, delle telefonate di aggiornamento costante per arrivare in modo capillare a dare il più possibile le informazioni che abbiamo, che sono, devo dire, io ritengo in questo momento posso testimoniare essere da parte delle istituzioni superiori tempestive e il più precise possibili, perché ovviamente neanche le istituzioni superiori hanno la palla di vetro, neanche certo. Le istituzioni superiori possono dirci di sapere cose che non sanno. Certo. Le leggo il messaggio, altrimenti facciamo un tempo. Se il cittadino in questione non è stato informato, me ne dispiaccio. Mi sento carente a livello generale, devo dire. Allora, le leggo i messaggi, altrimenti non facciamo in tempo, sindaco. Dunque, vediamo. Come mai avete palestre aperte, però, dice un ascoltatore tramite... No, esatto. Non è vero. La maestosità della piazza è viva nella comunità, soprattutto quando si è bloccato il camion dei pompieri, dice un messaggio su una cosa che non so a questo punto. Adesso, anche qui, se si vuole fare polemica, si può fare polemica su tutto. Io penso che le cose vadano sempre lette nella loro complessità e completezza. Se c'è un problema, c'è stato un problema legato ad un caso specifico, ecco, non butterei via tutto ciò che di buono sia stato fatto. Poi, certo, ripeto, io, guardate, non è per superiorità, certo, o arroganza, però a chi vuole tirarmi dentro delle critiche che a questo paese non costruiscono, non portano niente, ho sempre risposto no comment. Poi, rapine, furti, atti dolosi, fate qualche cosa, dice un altro messaggio. Un altro dice ancora, amianto nei campi, cosa succede? Punto di domanda. No, questo non comprendo bene il senso di questa domanda. Se l'ascoltatore ha un'informazione di questo tipo, ha la responsabilità di denunciarlo. E noi poi, sulla base della denuncia, abbiamo la responsabilità di operare. Il modo di fare denuncia non è questo, però. Certo, zona Castello, dice un ascoltatore, punto basta, e parco Orti da sistemare, dice un altro. Sì, sul parco Orti, ma in generale sui parchi, ecco, mi preme magari chiudere specificando che abbiamo recentemente inserito un intervento per euro 90.000, finanziato, devo dire, da un contributo che arriva dal Ministero degli Interni, deliberato nella legge finanziaria dello Stato per il triennio. Ne abbiamo beneficiato l'anno scorso, destinandolo a messa in sicurezza di alcune strade. Quest'anno abbiamo previsto di destinarlo alla messa in sicurezza dei parchi, con particolare riferimento al ripristino, manutenzione straordinaria, rimozione e quindi rinnovo dei giochi di alcuni parchi, che devono essere ovviamente manutenuti per garantirne la massima sicurezza.
altro, leggo pochi giornali, preferisco la radio, ma ci fa piacere, ma vedere che si parla di Carpenedro sempre male mi fa preoccupare come col tennis, non so perché il tennis preoccupi, ma comunque... No, il tennis non lo so, sul fatto che se ne parli male alla radio io penso che riferisca alle... diciamo allo spirito comprensibilmente anche critico di alcune persone che scrivono, e io comprendo poi colgano anche questi momenti più le persone che hanno delle posizioni critiche da espormi piuttosto che delle posizioni favorevoli, però io l'ascoltatore lo voglio rassicurare, perché poi bisogna vivere il tessuto cittadino e si ha francamente una cartina tornasole differente da quella che si può intendere magari due o tre messaggi. C'è un proverbio che io spesso utilizzo anche nel mio privato, che è: fa più rumore un albero che cade che 100 che crescono. È vero, è vero. C'è un altro che, vabbè, si lamenta il carnevale sottotono, dice un ascoltatore. No, è un altro che le dice di non dar retta a questi comunisti. No, no, ma io guardi, do retta a tutti, anche perché poi la vita insegna che per dare ragione ad alcuni bisogna anche ascoltare chi ha torto. Ma detto questo, per quanto riguarda il carnevale, ecco, mi sento di puntualizzare, francamente, penso, con tutto il rispetto, che l'ascoltatore parli a me del carnevale di qualcun altro, perché io a quel carnevale, al nostro carnevale, ci sono stato e devo dire non era assolutamente sottotono, anzi ho visto, come vedo negli ultimi anni, una progressiva crescita che di certo sarà ribadita e superata anche l'anno prossimo da Carpenedo Eventi, da tutto il tessuto sociale, perché ci sono sponsor locali, ci sono volontari locali, ci sono tanti genitori che si sono messi in pista per far divertire i propri ragazzi, e che francamente, insomma, se poi ci mettiamo anche a criticare queste attività, un po' siamo alla deriva, eh? Veramente. Allora, siamo in chiusura, ringraziamo tantissimo Stefano Tramonti. È arrivato forse un altro messaggio. Le palestre comunali sono aperte, le private chiuse, due pesi due misure. No, questo è inesatto, questo devo dire riferisce ad una prima circolare che io accompagnai al DPCM appena fu emesso, in quanto si poteva interpretare questo nella prima versione del DPCM. All'indomani, cioè lunedì, noi abbiamo fatto una richiesta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di chiarimento, che è stata notificata a tutti i comuni. Sulla base di quella abbiamo quindi chiarito quella che era la giusta lettura, sulla base di un'interpretazione chiarita che comprenderla nella prima lettura era francamente difficile, e quindi abbiamo emanato una nuova circolare, un nuovo chiarimento che stabiliva e stabilisce che tutte le palestre pubbliche e private, per tutte le attività tranne quelle per gli atleti agonisti, debbono essere chiuse. Benissimo, grazie Stefano Tramonti, sindaco di Carpenedro, grazie. Grazie a lei, grazie a tutti.